Deciso di morire tu, eh? È brava Monica e vuoi assistere agli invalidi. E tu, paralitico, continui a camminare con questo ferro vecchio. Attento, che prima o poi i paralitici si incazzano de brutto e allora so dolori. Tra mezz'ora ti aspetta la buca della morte, sì, e te lo do io l'invalido. Bene. E guarda che non te lo dico più. Stai al posto tu e non rompe le palle, eh? Alla grande. So pronto, buffone. Senza esclusione di colpi? Invidia nostra. Thank you.
tariffa, per primo premio. Marco! Fermo, stai Marco! Tranquillo, non ti faccio male. Trattieni il respiro, bravo. Marco! Oh! Non è niente, bello de mamma. A questo quando si sveglia presto glielo de sempre il culo. Buongiorno. Buongiorno. E così mi sono presa 2 giorni di riposo. Hai fatto bene. Buongiorno. Desiderano? 2 cioccolate calde. Buongiorno, signor Ignazio. Ti fa un caffè, per favore? Subito. Merce fresca stamattina, no. Eh? Allora è proprio vero che è un cretino. Per quello che mi interessa. Fai bene, sai. Pronto? Pensare che fino a ieri non ero innamorata. Ma è possibile che mi cerchi sempre? Non mi dai un attimo di respiro? Secondo va bene me che c'ho un bel fisico, ma non sono mica nebo kid, sto ricaricando le batterie. Ma dai, ma cosa fai? Piangi adesso? Come? D'accordo, sì, va bene. Sì. Domani ci vediamo a casa tua come ma al solito. Tempi. Va bene, ma fino a domani cosa vuoi che sia? Scusi, ma lei deve telefonare. Sono da Casipio, devo riparare il telefono. Però sono sempre un bell'attore, eh? Ti è? Che t'avevo detto? E voi ci avevate creduto, vampirone, eh? Direi proprio di sì. Se fosse per la SIP, io non scopperei mai. Meglio della
l'altra settimana. Che colpo, ragazzi! Sì. Speriamo bene. Sento oggi. Che la distruggo. Voglio proprio vedere cosa sarei capace di fare. Buongiorno, signorina, puntuali come sempre col pesce fresco. Dai, Franco, forza. André. Conoscete la strada? E come che la conosciamo? Mamma mia. Porca Vieni. Miseria questa roba. Mantisci. Bravo, bravo. Ragazzi, quanto ci devi. Très joli. Piano. Ah. Lasciamene un po', per favore. Piano. E resta qui. Oh, come tu è fort. Oh, c'è sta pulita. Oh, c'è sta fort. Oh, vieni qua. Senti che sfilatino. Oh, oh mio. Faccio sentire tra i fervi. Stop, adesso basta. Bravi, fate progressi. Con una come te, lo credo. Fregona. Per oggi basta, vi aspetto martedì alla solita ora. Ma come tutto qua? Proprio così ho detto martedì, ragazzi. Ma che, te dobbiamo portare una balena per farci fare qualcosa? Martedì però ce lo prometti che fa una roba grossa? Guarda che sono 3 chili di pesce, mica uno scherzo. Ah, bella, non è che in finale sto pesce c'è rimbarza ed è brutto. Fate i bravi e martedì vi farò impazzì. Credevo non venivate più, come mai sto in ritardo? Per carità, Don Antò, è stata una fatica immane. Questa mattina non volevano proprio abboccà. Ma ecco qua, fresco e tanto. Eh no, Don Antò, i patti sono chiari. Andiamo, va. Moccio via. Dai. Oh, bello mio. Eh no, i patti sono chiari. E non vi dimenticate che domani mattina lo rivoglio qui alle 9 precise, intesi? Ma certo, e non vate scherzi. Come tutte le volte, no? Durante, ma noi ci andiamo a dare la solita lavatina di mani. Va bene, va bene. Certo che a Franco un giorno o l'altro gli cadranno gli occhi per guardarti. Ma guarda come tutti, né più né meno. Che cosa volete farci se gli piaccio? Ma dai, che ti fa piacere? Che vuoi dire che sei meno disposta di tutte noi? Fa parte della nostra natura. E poi a te Massimo non ti batte. Beh, almeno io lo ammetto. Brava, 7+. Comunque io no, e poi a me non me ne frega niente. E con il tuo caro Fabio come la metti, mia bella Monica? Fabio è un'altra cosa. Vuoi dire che sei innamorata? Mi piace e basta. C'è tempo per l'amore. Ho l'impressione che stiamo dicendo un sacco di cazzate. E poi non dimenticate mai, amiche, che siamo noi donne ad avere il potere in mano.
che dai, questa da regalo. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di più così dai, dai, piano, piano. Oh, basta, basta, basta ragazzi. Va benissimo, per oggi la lezione è finita. Andate, andate. Oh, bravo. Ciao, arrivederci. Ho bisogno di una bella doccia. Beh, certo che... Complimenti, pulitrini miei. Merci, avete suonato proprio bene. Adesso io vado a farmi bella. Voi non venite a rinfrescarvi? Troppo premuroso, maestro. Ma non siamo affatto stanchi. E poi la doccia l'abbiamo già fatta, vero? Uh-huh. Va bene, ma riposatevi ugualmente. Sarete stanchi. Ciao, che fai? Vengo a prenderti tra un attimo, se vuoi. Tu lo sai, dei sogni che facevi con me. Ehi, guardate, ci stanno sbagliando! Fottuti ragazzi. Tutta colpa tua che non puoi stare un attimo fermo e che c'hai, imbecille. Che fighe però. No, guarda, non è proprio così. Io non Ehi, sono ragazze, d'accordo. Fermatevi un momento. Allora che fate? Usciamo insieme stasera? Ragazzi, non me l'aspettavo questo da te, Franco. Mi hai deluso. Ma che stai dicendo? Perché? Cosa è successo, eh? Lo sapete, non facciamo la spia solo perché ci fate pena. Troppo buone, ve ne saremo grati per sempre. Ah, maniaci e spiritosi. Andiamocene eh? Via. Invece. Andiamo. Ma che scoppi dalla sera alla mattina.
che servono. E uno dice all'altro, così lo sai che viene. Dai, basta giocare adesso, pensiamo alle cose serie. Fra 5 minuti esatti telefonate e voi state in campana, che non si distragga la prima cozza che passa, d'accordo? Beh, che so ste facce serie. Beh. Anche oggi tocca a te. Perché ieri ne è toccata a te. Sì, ma sarebbe urgente. Ma vaffa. Coraggio, ragazzi. Oh, fra 5 minuti, eh? Ciò, controlliamo l'ora, va. Ok. Buongiorno, dottoressa. Ah, sei tu, Franco? Sono 4 giorni e non ti vedo. Cosa ti senti oggi? Non va, dottoressa. Scommetto gli è sempre il solito disturbo, poverino, eh? Sì, dottoressa, mi è sempre più infiammato. No, vedrai che passerà tutto. Vediamo, non ti preoccupare, non è nulla. Adesso dà una bella guardatina al tuo ninnolo. Ecco, ci pensi lei, sono preoccupato. Scusa un momento, Pronto? Sono Micchiazzi, dottoressa, si ricorda di me? Ah, sì, Micchiazzi, mi ricordo. No, Micchiazzi, le ho detto, tu pillole prima dei pasti e non dopo i pasti. Micchiazzi, mi sente? Pronto? Micchiazzi, pronto? Pronto? Ma cos'è, caduta la linea? Come? No, non lo sento bene, dottoressa, ha detto prima o dopo? Prima dei pasti e non dopo. Mi ha capita bene, Micchiazzi? Le dispiace ripeterlo, non capisco, parli più forte, sì, perché non riesco a capire. Mi raccomando, Micchiazzi, quelle pillole sono particolari, non sbagli a prendere, altrimenti potrebbero causare degli effetti strani. Spostamento, fiacca, senso d'abbandono, ha capito? Adesso ho capito, lei è molto gentile. Che mestiere il mio. Franco, che hai? Non ti senti bene? No, sto benissimo, il libretto della mutua glielo porto domani, arrivederci, dottore. Meno male che c'è la mutua. Domani tocca a me e dopodomani tocca a me. Viva la dottoressa, che una sega ce farà. Riga, visto che la pace è fatta, famo un brindisi per le nostre donne. È un altro per la gara musicale che ci vedrà senz'altro vincitore. Cicci. Salute. Siamo troppo forti, non possiamo perdere. Diventeremo famosi, pensa che fine. La batteria che faglio per i vincitori me la sogno tutte le notti. È così, vieni a ballare che ti faccio sognare un'altra cosa. Andiamo anche noi, vieni. Dai, vieni Massimo. Se tu cantassi con noi, il successo sarebbe assicurato. Ti prego, non riprendiamo questo discorso. Ho già l'impegno con il gruppo di Fabio, lo sai benissimo. Dai, vieni, andiamo a ballare anche noi. Lo sai che sei proprio carina, Monica? No, non sto scherzando. Più ti guardo e più mi piaci. Dai, non giocare. Ho capito, d'accordo, scusa. Sii sincera, che scatenante. Mi piace, sì, mi piace. Sono molto sexy, eh? Non t'allargare, carino. Ma che dici? Senti, è scariche erotiche. Smetti di fare il cretino. Ok, ma guarda che t'avverto, se sto un burcano se mi ci metto. Mamma, che paura. Ogni lasciata è persa, piccola mia. Allora insisto. Come sei tenera e profumata. Mi sono sempre piaciute le donne come te. Bella fighetta. Stringimi, senti che fisico. Ehi, aspetta, Roccia, mi togli il respiro. Mica il sistema migliore per conquistare una donna. E quante mani c'hai? Mi pari una piovra. Ma vieni qui.
Stop! Ragazzi, fermatevi un attimo e statemi bene a sentire. Non vi ruberò molto tempo. Voglio solo presentarvi John, il bisonte scatenato. La bestia che nemmeno il più indomito tra voi sia mai riuscito a domare. Ci hanno provato in molti, ve lo posso garantire. Da Buffalo Bill a Craxi. Ma tutti, tutti hanno fallito. Nessuno gli è mai resistito in groppa più di pochissimi secondi. Certamente, prima di dare il via alla gara, vi darò alcuni utili suggerimenti ed una prova materiale eseguita dalla mia partner, che subito vi presento. Vieni qui, piccola. Come stai? Ti sento in forma oggi. Vuoi dire il tuo nome? Va bene, puoi accomodarti. Tra poco vi dimostrerà come si possa domare il bisonte. Speriamo solo che questo non scappi appena la vede. È vero, ragazzi? Eh? Ma prima ancora voglio farvi un piccolo quesito. In mezzo a voi, quanti portano gli occhiali? Nessuno. Nessuno? Benissimo. Le lenti a contatto? Niente. Se invece potreste avere un terzo occhio, dove vorreste averlo? Come, come? Uno alla volta, non capisco. Coraggio, dove lo collochereste, ragazzi? Avanti, un po' di fantasia, forza, su, pensateci bene. Mi sa che lo so io dove lo vorreste. Lo vorreste lì, sulla punta del piede, per guardare le cosce delle ragazze. Ci sono. C'è chi lo metterebbe dietro, davanti, per una maggior visione, per una maggior visione panoramica. Io invece lo vorrei qua, in punta di medio. Perché? Perché quando meno del culo ci voglio vedere chiaro. Adesso passiamo al bisonte. Aug, sei pronta? Vai e dimostra quanto sei pronta. E oggi è particolarmente nervosa. Chissà, forse sta in calore, attenta, eh! Vai, 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 Aug! Come sei? Così, accarezzalo, dai, fai vedere come sei brava! Lo sai che in fondo John è un tenero e vuole essere trattato con amore, però fai una dichiarazione, nell'orecchio! Guarda che belle corna che ha! Preparati, eh? Uno, due, tre, quattro, brava, brava! Avrebbe fatto il suo dovere, ma non è questo. Volevo consigliare a te e ai tuoi amici di rinunciare alla gara. Avete perso in partenza. Su, datemi retta, ragazzi. La musica non è per voi. E tu, Monica, domani alle 5 ci sono le prove. E ti consiglio di essere puntuale, lo sai, non mi piace aspettare. Mi innervosisce e quando mi arrabbio poi succedono cose molto spiacevoli. Va bene, Fabio. Se hai finito di stronzare, adesso te ne puoi anche andare, chiaro? Ah!
meglio che sia io. Dai, sediamoci un po'. Ok, sì, 5 fermiamoci. Minuti di relax. No, ma è tardi. Ma dai, ma stiamo 5 minuti e poi andiamo via. Sì, vabbè. Io ancora non ho capito perché hai reagito in quella maniera. Allora, Franco, rispondi. Che potevo permettere a quello stronzo te mancate di rispetto, no, eh? A me? Sì. Ma stai scherzando? E poi io mi so difendere da solo. Domenica, venite con noi alla gita. Ah, se ci divertiamo come stasera, vero ragazze? Su questo ci puoi contare. E poi non è colpa nostra se quel cretino stasera ci ha provocato. Ci siamo solo difesi. Ebbene, vero amico? Beh, i 5 minuti sono passati. Buonanotte, ragazzi. Ciao. 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 Ciao, ciao, bella, Marco. Ciao, ciao, Monica. Ciao. Ciao. Thank you.
caldo, eh? Ah, sì. Dai, spogliati che ti aiuto. Ah! Ancora, aspettate ancora. Qui, ragazze, dobbiamo dirci una cosa. Sì. Veramente, i soliti segreti. Senza che segreti. Che facciamo? Allora. Che vuoi fare? Sciogliemi, se no non combiniamo il movimento. Il movimento. No, ragazzi, forza. Io veramente non ho capito bene. Che c'è? Sai che ti voglio veramente bene, Monica? Ne sei proprio sicuro? Certo che lo sono. E tu me ne vuoi un po'? Se devo essere sincera, non lo so. Ma perché non provi almeno a dimenticarlo? Ma non è proprio così. Ma perché non cambiamo discorso, vuoi? Ma sì, certo. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Motta, sistemo io. Ci siamo. Finalmente soli. Sei mia piccola. Amami con sfrenatezza. E che te pia, pa! Ancora non ho capito perché sto con te. Ah, grazie, molto gentile. No, ecco, che quando abbiamo scelto io mi sono trovato con te così, per esclusione. Accidenti, io sempre più raffinato, eh? Forse è meglio che mi sto zitto, così evito di dire altre cazzate, vero? Ci hai proprio preso, Casanova. Ti fa ancora male? Beh, lo sai che c'hai la mano pesante. Beh, nemmeno tu ci vedi tanto leggero, però, eh? Ma io sono uomo. Sì, non mi affamato di sesso. Sì, di sesso e di te. Vieni, amore. Ma che te tocchi, zozzo lettiginoso? Eccoci qua. Ciao. E Massimo che fine ha fatto? No. Perché ancora non è arrivato? No. Oh, sì, così Massimo mi fa impazzire più forte. Ah, sì. Oh, sì, mi fai morire. Che bello. Ah. Sei un portento. Sì, tu sei una porcona. Un maschio, sì. Così, più, ancora dai, più forte, dai. Più sei forte. Unico, fammi fare una bella figura, dai. Sei strepitoso, Massimo. Dai. Se lo avessi saputo prima. Così. Che bravo, come sei bravo, più forte. Massimo. Ancora, sì, che brava. Che maschio, sei, Massimo. Ancora, come mi piace. Che cosa? Sei bravissimo, e io che ho preso solo schiaffi. Sì. Di più, come sei bravo, ancora. Sì. Sì, però Massimo, patti chiari amicizia lunga, eh? Ricordati quello che abbiamo stabilito. Mi paghi la colazione tutte le mattine per 3 mesi. E poi dici tutta la verità, hai capito? Va bene, è tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi. Abbandonati come se non ci fosse più niente, il niente al mondo.
dice Roma, amo sfortato. Sta stronza credeva di fregarci, ragazzi. Tiè! Questa volta se l'è presa... Ah, poveri garçon, li frego sempre, mi fanno tenerezza. Stivide la mignotta. Ma porca di una puttana, guarda sto culazzone. Ma... sì, ma... Su, svelti ragazzi, che fra poco comincia la lezione. Andiamo. Sì, va bene, maestro, ma qui tutti i giorni è mezz'ora di doccia. Non abbiamo più pelle. Appunto. Ma che volete che sia? Vi fa bene, tonifica il corpo e vi purifica. E poi vi rassoda, no? In fondo cosa vi chiedo? Siete miei ospiti e per di più fate sempre quello che volete, no? Giusto, maestro, lei ha sempre ragione. Certo. Su, insomma, basta adesso, eh? Preparatevi che la lezione comincia. Andiamo? Questa ce la deve pagare. E cara. Monica oggi ha disertato la lezione, te ne sei accorto? Chissà dove sarà. Bacino, oh Fabio, mio bel Fabio, come ti amo. Guardate che non me ne frega niente. Forza, forza, la, la, andate, andate, ancora più e allargate la prendere, ancora. Muovi, 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 quelle chiappe. Quale preferisci? Sciolte, sciolte, sciolte. Sembrate tutte ferme, oh? Qua cazzo sante, si è statuita, all'orda fuori, fuori così, fuori ancora, ancora ragazze, oh? Qua cazzo sante, si è domenica sei uscita con quello. Sì, e abbiamo anche passato una bella giornata. Cara Monica, sappi che non sono geloso, lo so che ami solo me. Sì, potrebbe anche essere, però io non l'ho mai detto. Conosco molto bene le donne e tu non puoi fare a meno di me, ne sono sicuro. Cosa vuoi che ti dica, se lo dici tu? Non tirare troppo la corda, Monica, potrebbe spezzarsi e te ne pentiresti amaramente. Ma certo, certo. Brava, beh, vedo che hai capito. Ora puoi fare quello che vuoi, te lo concedo. Grazie, sei molto gentile. Ecco i due cappuccini. Quanto? Due, grazie. Siamo arrivati. Allora, sono sempre all'altezza. Ma dai, smettila. Perché? Non bisogna parlarne, è stato bello e basta. Ok. Ricordati però che non è cambiato nulla, rimane tutto come prima, va D'accordo. Bene? D'accordo. Ma ora vado, è molto tardi, a domani. A domani, ciao, ti posso prendere. Se vuoi. Monica. Che cosa ci fai qui? Perché non sei venuta alla lezione? Beh, ecco, non mi sentivo tanto bene. Ne sei proprio sicura? Che cosa vuoi dire?
che la tua malattia è quella di essere stata a letto con Fabio. Ma come ti permetti? Chi ti credi di essere? Hai ragione, scusa. Io sono solo un povero imbecille che ha avuto la disgrazia di innamorarsi di te. Uscire con questo vento. Sì, vorrei ragazzi, del prosciutto di montagna, tre etti di Milano, non affettato, bello duro, 8 scatolette di tonno, quello insuperabile, del parmigiano, 4 litri di acqua minerale, 2 panetti di burro e il resto di 100.000 lire. Quando me la manda la roba? Mi raccomando, non dimentichi il resto delle 100.000 lire. Buongiorno. Mannaggia la tozza, sempre rotto sto ascensore. Famosi sta scalata. Ehi ragazzo! E ce l'hai con me? Sì, sono il maestro, ti mando giù mio nipote ad aiutarti. Consegna tutto a lui e tu sali veloce a prendere i soldi, va bene? Sì. Ciao. Salve, qui c'è tutta la spesa, allora questi sono i soldi, tiè. Se te pesano ti do la mano. No, grazie. Forza, sali che ti seguo. Sei sicuro che non vuoi che ti aiuto? No, no, mi riposo solo un attimo. Eh sì, lo so solo io il culo che mi faccio. Psst, psst, Roberto. Vieni. E
Sì, carino. 100.000. Sei un po' caro, tesorino. Ma se tanto mi dà tanto, vieni, che se ne può parlare. Vieni. Oh, dove porti? Che famo? Fammi capire una cosa, ma insomma, ma quante volte te lo devo dire? Bene, oggi è il caffè, lo devo da pagare io. Andiamo, socio. Niente pesce, niente sassofono. Don Antò, non è colpa nostra se non hanno abboccato. Non mi interessa. I fatti erano chiari fin dall'inizio. Non ci posso far niente. Ma Don Antò, la prego, domani ci avemo la gara. Senza sassofono come famo? Si mette nei nostri panni e se ricordi quando suonava lei, Non insistete. Non ve lo do. E mo andatevene che io c'ho pure la... Don Antò, e si è buono. E leva ste mani, no? Brutto figlio della... Fermo, sei pazzito. Non ne vale la pena. Su, andiamoci. Calma. Aspettate, ma ho paura. Ma cammina, imbecille. Sbrighiamoci, dai. Au, e non rompete, state zitti. Sì. Il sassofono non c'è. Li mordacci sua. E adesso come fanno? Io ho sempre paura. Se ci beccano so cazzi nostri. Beh, è vero, però ormai ci siamo. In qualche modo dobbiamo risolvere. Angelina, quella ci ha visti o ci ha sentiti. E si chiama la polizia. Puttana Eva. Stiamo calmi, non ci facciamo prendere dal panico, ragazzi. È una parola, io ci avrei un'idea. E adesso che c'entra andare a vedere Angelina? Per controllare che non ci abbia visti. E poi ogni lasciata è persa. Ragazzi, qui stiamo rischiando grosso, ve lo dico io. Oh, se dobbiamo ballare, balliamo, no? Ascoltato, però voglio ricordarvi che questa è una gara e che al vincitore, chiaramente auguro a tutti di vincere, ma purtroppo sarà uno solo, verrà consegnata come premio quella grandissima strumentazione che voi potete vedere alla mia destra. Un augurio a tutti e comunque tanta, tanta fortuna. Signori, la gara si prospetta agguerrita e devo riconoscere che sono tutti bravi e che il verdetto finale sarà molto difficile. Ed ora tocca ai Viali Liegi 7. Che cosa fanno? Cantano. E che cosa cantano? Una bellissima canzone. Che domenica! Signore e signori, un bel applauso! Bravi, divini, bravi! Stanza piena
finalmente sono arrivati. Eccoli. Si fanno sempre aspettare i signori. Sì. Dai, andiamo. Ciao. 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 Ciao, cara. Ciao, bella gnocca. Ciao. Ma non faremo tardi per arrivare. Ma no, con questa belva ci mettiamo un attimo. Certo che la puntualità è il vostro forte. Cosa vuoi? I divi si fanno sempre aspettare. Non potevate portare una macchina a papà? Ma guarda che razza di macchina. Scusa, ma non trovavamo le chiavi della Rolls Royce? Sì, ma quando ce l'hai mai avuta tu la Rolls Royce? Ce l'avevo una volta. Zitto, va. Dai, avanti, dai. Ehi, piano. Guarda, ehi, mi aiutami. Siediti sulle mie gambe, piccina mia. Spostati un po'. Faccia. Hai quanto vedo. Dai, stiamo tentando. Si parte. Metti la freccia. Ora, signore e signori, un gruppo d'eccezione che ci farà ascoltare un pezzo il cui titolo è I Believe, signori, gli Anyway! Facciamo a mettere la benzina e i soldi, chi ce li dà? Che cazzo ne so, io c'ho 300 lire. Io non c'ho una lira. Ma che stanno a fare? Boh. Allora, quanta benzina devo mettere? Mezzo litro abbondante e da una pulitina ai vetri, Le gomme? Controlla pure le gomme. Me coglioni. Signori, bravissimi questi ragazzi, molto bravi. E sono certo che saranno una promessa per la musica leggera italiana. Ora, come al solito, dalle mie tasche esce il solito foglietto magico per presentarvi un nuovo personaggio. Personaggio il cui nome è Edoardo III, interpreta delle canzoni di cabaret e cabaret romano. Signore e signori, accogliamo con un calorosissimo applauso Edoardo III. Edoardo III. Carissimo, come stai? Bene? Come mai questo cognome Terzo? Non hai tante ambizioni nella vita, Terzo? No, tu ce l'hai, io ti ho sentito alle prove e sei veramente bravo. A proposito, la chitarra, come ti accompagni? Non sei di molte parole oggi, ma forse ho capito. Siccome c'è un complesso che si chiama Gli Arrapati, se non ce n'è per caso un altro che si chiama I Fragoni, se ti hanno preso la chitarra? No, stiamo scherzando. Cosa ci farai ascoltare allora? Oh, guardate, non vedi chi c'è? Mamma mia. Andiamo, che famo, ragazzi? Oh, madonna. Ah, eccoli i miei sherry. Ma che sherry è sherry? Ma che ce n'è, va? Ora ce ne stai, su che papà. Ma che ce l'ha con voi? Come faccio a vedere io la storia della testa dei pesci dei bastoncini? Ma non lo sai, davvero, ragazzi. Carino. Ma si può sapere che è sta storia dei pesci? Niente, niente. Ma non è raccontato alla gente. Aia. Se, è possibile. No, la testa no, ci ho avuto un meningite da piccolo, fermati! Ma mi ha posto la macchina!
avanti, andiamo a farti fuoco. Sì, sì, arriva il pesce, no, ma te finisci. Ma lo vedi che casino che hai creato? Fermati. Il pesce te lo portiamo, però non dovevi fare quel casino lì, ce l'ha le nostre ragazze. Ma dai, dai. Noi entriamo, il pesce te ne portiamo quanto ne vuoi, va bene, però adesso calmati, fermo calma un pochettino, così, su. Tutto a posto, a posto, con le mani. Tranquillo. Dai, 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 che è brutta quando ti incazzi. Stai fermo, cosa fai, ti cazzi ancora? Abbiamo detto che te lo portiamo, te lo portiamo. Allora d'accordo, ma martedì voglio il pesce, tanto. Sì, ok, va bene. Vi farò ascoltare una sottile distinzione tra l'essere e l'esserci heideggeriano. Il cui titolo? Il cui titolo? È Samba del cazzo. Poca cola e aspirina per scacciare cocaina, grande spirito del male. Corri sola per le strade incatramate, crack si vola sulla linea Mitterrand, sana gola per poter parlarci un po'. Zombie qui, zombie là, zombie da perduto ormai, siamo noi disoccupati che balliamo il già già già, em già, em già, em già. Coca-Cola, papà ti manda sola, coca mia. Ragazzi, forte, sbrighiamoci, tra poco tocca a noi. Su. Sì, ma che casino, cosa facciamo con le nostre ragazze? E non ti preoccupare, che una soluzione la troveremo, ce la siamo sempre cavate con le nostre ragazze, no? Sì. D'accordo, ragazzi, comunque adesso sbrighiamoci, dobbiamo ancora riportare la macchina. Sì, sì, io devo riportare la macchina, una volta per uno tocca sempre a me, ragazzi. Mm-hmm. Ok, ok, tu sbrigati, che intanto nonna ma vede che sta combina a Franco. Sì, sbrigati in cazzo. Cazzo come che cosa, che cazzo dici, che cazzo fai? Ma così non si può andare avanti. E che cazzo, affari, faccende, cazzi miei, non ne so nulla, non ne so un cazzo. Sono dolori, so cazzi tua, varianti accettate, cazzi acidi, cazzi amari, o nella forma oggi in auge, più semplificata, so cazzi. Una misura limitata, è alto un cazzo e mezzo, rafforzativo ad ogni avverbio, quando cazzo vai, quando cazzo arriva, insomma oggi il cazzo si infila dappertutto, come insegna quello. Adesso come faccio, cazzo? Per non parlare poi dei derivati. Un uomo di scarso valore è un cazzabuco. Un bugiardo, un morioso è un cazzaro. Uno scemo, un tonto è un cazzone, col quale spesso ti incazzi e poi dici scazzi. Se invece una testa di cazzo che fa le cose a cazzo di cane, non sarà necessario arrivare allo scazzo. Basterà un cazziadone e poi ognuno per cazzi tu. Non basta, sennò questo rischia di diventare un discorso del cazzo. E poi mi sono rotto le scatole. E buonanotte al cazzo. E aspirina per scacciare cocaina, grande spirito del mare, corri sola per le strade incatrame, e pezzi vola sulla linea di bombe, sana gulag per poter parlarci un po'. Mamma mia, scesa va una volta via, zombi qui, zombi là, zombi da perduto ormai, siamo noi disoccupati che balliamo già già già, in già, in già, in già. Ci ha dato via. Bravo, bravissimo. Grazie, grazie. Caro Terzo, hai fatto proprio una canzone eccezionale. Una disquisizione sul coso. Il coso. E sul coso. Ce l'hai? Che? Il coso? Beh, sei Edoardo. No, non volevo metterti in imbarazzo, senti, è che io ho un grosso problema. Qual è il problema? Pensi che avrò successo? Guarda, in forma altruistica e per essere inerenti alla canzone non posso dire altro che sono cazzi tuoi. Che cazzo. Signori, ed ora ecco a voi un altro gruppo di giovanissimi. Volete sapere il nome? Ve lo dico subito. Si chiamano i Forsennati. Occhiali colorati nascondono la gente che è curiosa per le strade, vi guarda inutilmente. Bamboline, 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 oh, oh, bamboline, bamboline, bamboline.
Franco? Boh, non l'ho visto. Andiamo a vedere se è qui fuori. Franco, cosa ci fai qui? Perché sei uscito? Ma che ci stiamo a fare più là dentro? Ma n'avete capito che è inutile partecipare? Avemo perso in partenza, io non me la sento più. Comunque ragazzi, se volete provateci voi. Io a Fabio sta soddisfazione non gliela voglio dare. Lui lo sa che ha già vinto su tutti i fronti e non vedo l'ora di sputarcelo in faccia. Ma sì, ha ragione Franco, forse è meglio rinunciare. Voi che ne dite? Ma come sarebbe? Credo sia la cosa migliore. Anche questa volta si tratta di un gruppo che si chiama, con un nome un po' particolare, diciamolo pure. Non è un nome consueto, gli Arrapatis. Signori, un applauso. Ok, andiamocene. Ehi, ma dove state andando? Ci stanno chiamando? Su, andiamo, ci stanno aspettando. Monica, ma allora canti con noi, non ci stai prendendo in giro? No, certo. Un attimo, è Fabio? Voglio che sia tu a vincere, stupidone. È per le parole della canzone. Non vi preoccupate, le so a memoria. Signori, non vedo il gruppo degli Arrapatis. Forza, andiamo, sbrigate. Va bene, andiamo, ragazzi. Su. Ma eccoli, un bel applauso, signori. Non si preoccupi, sor Antò, fra mezz'ora torno.
veramente bravi. Non sei d'accordo anche tu, Loretta? Osannosi. Monica, ha più bella me.